Benvenute e benvenuti, siamo molto felici di dare inizio ai lavori di questa decima giornata che appunto ospitiamo della Società Italiana di Psicologia Positiva. Colgo l'occasione, tanto per darvi il benvenuto e anche per ringraziare in ordine sia Ottavia Albanese, che è un'istituzione nella LUMSA, la professoressa Albanese, che ci ha candidati presso la società, e anche la società che ci ha dato credito e ci ha dato l'opportunità di sperimentarci su questo compito. Speriamo che sia stata ben riposta la fiducia, vedremo alla fine di questi 2 giorni. E abbiamo provato, come dire, ad organizzare le cose in modo da rendervi il soggiorno e anche i lavori confortevoli. Speriamo che non ci siano problemi, intoppi. Ieri non c'era la luce, per dirvene una, quindi prepariamoci a tutto, ma insomma noi ci auguriamo che le cose procedano al meglio. Io non ruberò tempo per fare null'altro che non dirvi che nella cartellina trovate una mappa che tenete sott'occhio, perché vi presenta i luoghi dove ci sposteremo. Quindi questo è uno dei luoghi dell'Aula Magna, sede Traspontina, e poi ci trasferiremo per il coffee break nell'Aula Pia. La trovate segnata, è tutto nel giro di 50 metri, non di più. E poi, dopo il coffee break, di corsa in sede Piazza delle Vaschette, dove avranno luogo tutti i workshop e le sessioni di lavoro. Vi ricordo anche che i poster possono essere affissi a partire dalle ore 13 nello spazio piano terra, nella sede di Piazza delle Vaschette, e che, se vi fa piacere, come spero, di partecipare a un momento di socialità questa sera con l'apericena, dovreste prenotarvi entro stamattina, entro le 10:30, perché questi sono, quindi prima di andare via da questo posto, o subito dopo, insomma, provate a sciogliere ogni dubbio. Speriamo che di essere numerosi. Il posto è meraviglioso, è un affaccio su Roma, sulla parte più caratteristica, io credo, di Roma, molto suggestivo, quindi speriamo che possa piacervi e allettarvi. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. No, mi sembra che le cose più importanti le abbiamo dette. C'è uno staff abbastanza ricco di collaboratrici e collaboratori a disposizione per qualunque richiesta, domanda. Insomma, siamo qui pronti per questo. E io vi presento il nostro direttore di dipartimento, che è il professor Gennaro Iasevoli, che a braccia spalancate, aperte, ha accolto l'iniziativa e l'ha sostenuta, e gli do la parola. Buongiorno a tutti, good morning to everyone. Io sono particolarmente felice di aprire un convegno importante come questo. Sembra una frase, come dire, istituzionale, ma adesso vi spiegherò il perché. Per tre motivi. Innanzitutto il tema della psicologia positiva. L'ho studiato e ho visto sostanzialmente che voi vi concentrate su due parole, no? Benessere, della persona e sviluppo della persona. Bene, queste e sviluppo di tutti quegli elementi che favoriscono appunto la crescita, del benessere delle persone. Bene, per sottolineare quanto questo tema sia importante nel nostro dipartimento e quanto noi crediamo in LUMSA su questo tema, mi piace dire che l'altro ieri ho chiuso con enormi difficoltà la procedura di accreditamento del dottorato in LUMSA, che tenteremo di aprire, il cui tema sarà lo sviluppo e il benessere dell'individuo e delle organizzazioni. Mi sembra che un dottorato del genere testimoni appunto quanto il nostro dipartimento creda su questo tema, e conseguentemente penso che sia evidentemente credibile il mio messaggio sull'importanza appunto di questo convegno. Il tema è di grandissima attualità. Mi piace ricordare da economista che l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che ha introdotto appunto il tema del benessere recentemente, no, a luglio 2016, il tema del benessere come indicatore della qualità e della crescita di un paese, non soltanto il famoso PIL, ma anche appunto il cosiddetto BES, benessere equo e solidale e sostenibile. Quindi, di cui uno degli indicatori è proprio appunto il benessere della persona, evidentemente misurato con parametri
forse un po' più tradizionali, quindi la soddisfazione della qualità di vita, la soddisfazione del vivere comune e l'orientamento verso il futuro, ma evidentemente questo testimonia che il benessere è un tema centrale nello sviluppo del nostro paese. Il secondo motivo di grande soddisfazione di ospitare un convegno è dato appunto dalla qualità del convegno e quindi nel caso specifico dei partner. È il decimo convegno, quindi è una data importante, il decennale, e questo ci rende particolarmente lieti e fieri di collaborare appunto con la società di psicologia positiva che ha organizzato questo convegno, quindi un grazie particolare a tutti coloro i quali hanno come dire, orientato e favorito la scelta della LUMSA come sede ospitante. Il terzo motivo di soddisfazione è dato dalle persone. La qualità di un convegno è data evidentemente dai suoi speaker e dai suoi partecipanti. I'm very glad to guest a very outstanding speaker, Professor Nafstad. I see very international participants, so thank you very much to come here. Grazie a voi tutti di aver preso parte a questo convegno e naturalmente un grazie particolare a tutti i colleghi della LUMSA, da Caterina Fiorilli a tutti gli altri colleghi presenti che hanno evidentemente collaborato attivamente partecipato all'organizzazione di questo convegno. Quindi buon lavoro, grazie ancora di essere qui. Allora, il nostro direttore ci lascia perché chiaramente... Scusate. Grazie mille. Io devo ringraziare Simona D'Estasio che non l'ho nominata perché lei ha avuto un ruolo importante. Non avrò altre occasioni per parlare a tutti contemporaneamente, quindi la ringrazio per il ruolo importante di organizzazione. Prego. Bene, benvenuti a tutti. Io sono Andrea Fianco e volevo fare una breve introduzione, ovviamente ringraziando a mia volta l'Università LUMSA per l'ospitalità, perché è un onore per noi essere qui a fare questa decima edizione. In realtà è la decima edizione, ma in realtà la SIP, la Società Italiana di Psicologia Positiva, nasce nel 2004, quindi è un po' più grande delle edizioni relative al convegno. E volevo fare questa breve introduzione raccontandovi un po' in breve che cos'è la SIP, che cosa fa e anche condividendo con voi alcuni aspetti innovativi che hanno riguardato un po' la nostra società. Cercherò di essere breve, ma mi sembrava opportuno in qualche modo raccontarvi un po' quello che facciamo. Allora, innanzitutto, scusate se è un po' sfasato, ma mi ero preparato su un altro file, questo capita. Comunque, la SIP ha lo scopo di promuovere la teoria e la prassi della psicologia positiva. Nasce per questa ragione, nasce appunto, come dicevo, nel 2004, è la prima società che nasce a livello nazionale come psicologia positiva, quindi abbiamo questo record, tra virgolette, e poi ne sono nate altre sia a livello internazionale che a livello europeo, e fondamentalmente il nostro scopo da statuto è quello di favorire la ricerca e di diffondere chiaramente quelli che sono i risultati della ricerca nell'ambito della psicologia positiva, arrivando poi ovviamente a quello che può essere la parte più applicativa e quindi la parte che riguarda l'intervento, quindi l'applicazione della psicologia positiva in diversi ambiti che possono appunto riguardare la psicologia, in particolare ambiti clinici, della salute, del lavoro, dell'educazione. Questi sono gli ambiti principali, perché riteniamo che questo paradigma che si è formalizzato nel 2000 possa effettivamente contribuire molto alla comunità e alla ricerca. Questo è fondamentalmente il nostro scopo. Siamo in qualche modo parte di alcune reti non solo nazionali ma anche internazionali e ci occupiamo ovviamente anche di pubblicazioni, quindi di articoli, riviste e anche libri che in qualche modo consentono a noi come gruppo di lavoro di pubblicare i nostri risultati ma anche di favorire la pubblicazione da parte dei soci che fanno parte della società. Le attività che svolgiamo, fondamentalmente le ho riassunte qui, sicuramente una delle attività che ci riguarda è annuale, sono appunto queste giornate nazionali di psicologia positiva che facciamo ogni anno cercando di cambiare tema ogni anno e di invitare appunto persone che possono a livello internazionale possono portare e condividere i propri studi.
Ovviamente l'altro scopo è quello di dare la possibilità a tutti i ricercatori, giovani ricercatori e non solo, di contribuire, di portare i loro contributi come quest'anno è avvenuto per quanto riguarda questo convegno. Ogni 3-4 mesi pubblichiamo, questo per i soci, una newsletter di psicologia positiva che però è a disposizione per tutti nel sito, quindi per chi volesse eventualmente consultare i numeri precedenti è possibile attraverso il sito consultarli. All'interno della newsletter di solito presentiamo degli articoli a sfondo scientifico ovviamente e interviste ai soci, cioè a persone che magari si sono distinte per il loro lavoro a livello di ricerca o di modelli di intervento, e facciamo anche delle recensioni di libri o di convegni in modo da poter condividere e informare quello che avviene nell'ambito della psicologia positiva a livello nazionale e internazionale con i soci e non solo. Facciamo parte di network internazionali, in particolare il network europeo che è l'NPP e il network mondiale che è la IPPA, che sono appunto organizzazioni che lavorano a livello internazionale, all'interno delle quali noi portiamo contributi per quanto riguarda i convegni e partecipiamo a gruppi di lavoro su aree tematiche specifiche che poi possono anche diventare delle pubblicazioni. Pubblicazioni che, dicevo appunto, riguardano articoli e riviste, e poi vi presenteremo eventualmente degli esempi di pubblicazioni, le ultime pubblicazioni. Le due riviste principali di psicologia positiva su cui noi con cui collaboriamo sono sicuramente il Journal of Happiness Studies e il The Journal of Positive Psychology. Queste sono le due principali riviste, poi ovviamente ce ne sono altre che si occupano di benessere, perché dal 2000 in poi, con la formalizzazione della psicologia positiva, ovviamente si è molto ampliata la letteratura e sono molte le riviste che si occupano di questo tipo di disciplina. Un'altra cosa che stiamo cercando di proporre, quest'anno la proporremo e sul sito stiamo iniziando a presentare, sono dei corsi di formazione con crediti ECM, adesso entrerò nello specifico in una slide successiva. Vi parlerò poi appunto di queste strategie innovative a livello di comunicazione, e abbiamo istituito all'interno della società dei gruppi di lavoro che, con l'intento di costituire appunto delle reti nazionali di collaborazione nell'ambito dell'educazione, della salute, della clinica e del lavoro, sia per quanto riguarda la teoria, quindi la condivisione di aspetti teorici, sia per quanto riguarda eventualmente l'applicazione. Quindi questi gruppi di lavoro cercano di ottimizzare, creare appunto una condivisione e quindi ottimizzare le risorse presenti sul territorio italiano che si occupano di psicologia positiva, proprio per poter, produrre maggiore risultati sia in termini appunto teorici che applicativi. Ecco, questi li ho riassunti, sono i 5 corsi di formazione CM che stiamo proponendo. Alcuni sono già in via di definizione, quindi uscirà a breve sul sito il dettaglio per quanto riguarda le date e i periodi in cui si attueranno, però ecco, era solo per darvi un'idea di quelli che sono gli ambiti formativi che come Società Italiana di Psicologia Positiva vorremmo proporre, con ovviamente accreditamento. Stiamo anche accreditando la società per quanto riguarda il MIUR per dare la possibilità, questo per l'area educazione, agli insegnanti di poter partecipare a queste corsi di formazione con il riconoscimento di queste ore di formative, visto che la legge lo prevede, con la buona scuola abbiamo intenzione anche di accreditarci in questa direzione. Queste sono le pubblicazioni ultime, recenti ovviamente, che troverete anche sul sito, sia in italiano che in inglese, quindi a livello internazionale, e sono una, quella che vedete in alto a sinistra, sostanzialmente riassume i contributi principali per quanto riguarda il convegno dell'anno scorso tenutosi a Cesena, quindi è una sorta di raccolta di atti del convegno che in qualche modo appunto vuole condividere quelli che sono i principali studi che abbiamo ritenuto essere anche piuttosto validi. Un altro invece riguarda la disabilità, quindi come ed è curato dalla professoressa Albanese e Antonella delle Fave. Gli altri due invece sono volumi internazionali che hanno più nell'ambito della, da una parte uno sfondo più clinico, da un'altra parte degli esempi di pratica di psicologia positiva applicati a diversi ambiti. Quindi Positive Psychology in Practice è proprio un volume che riassume tutta una serie di applicazioni in diversi ambiti della psicologia positiva. Volevo inoltre condividere alcuni cambiamenti che, come avevo anticipato, hanno riguardato un po' la società a livello di comunicazione. Questo perché in qualche modo abbiamo ritenuto opportuno, dopo un po' di anni, rinnovare un po' la nostra veste comunicativa, quindi perché, come tutti ormai sappiamo, esistono diversi
diverse dimensioni della comunicazione, soprattutto per quanto riguarda il web, e noi abbiamo voluto in qualche modo adeguarci e aggiornarci rispetto a questo. Questo perché la nostra idea è che se cerchiamo di migliorare la comunicazione, ovviamente favoriamo, potenziamo tutta una serie di livelli che riguardano appunto sicuramente la visibilità nazionale e internazionale, favoriamo in questo modo la partecipazione dei soci a più livelli e non solo, di coloro che eventualmente vogliono conoscerci e quindi vogliono eventualmente diventare soci. Possiamo in qualche modo ottimizzare e potenziare la comunicazione fra i soci della società italiana di psicologia positiva e ovviamente lavorare in modo più efficace per quanto riguarda la divulgazione scientifica, perché sappiamo che comunque la comunicazione favorisce anche questi aspetti. Abbiamo cambiato il logo, che è diventato, abbiamo già utilizzato il nuovo logo per, come avete visto, per le cartellette, per le borse. In realtà il logo precedente, per chi lo conosceva, era quello in alto. Tra l'altro l'avevo fatto io con Word e Art, praticamente era questo, ammetto di averlo fatto dopo anni, nonostante non fosse male come logo, nonostante fosse fatto da uno psicologo e non da un grafico, abbiamo deciso invece di fare una cosa un po' più professionale assegnando questo compito a un'agenzia che ci ha proposto questo, e questo è piaciuto e speriamo che piaccia, però era un modo insomma per rinnovarci. Questo invece è il nuovo sito, anche questo in qualche modo abbiamo voluto armonizzare lo sviluppo del nuovo logo col nuovo sito proprio per dare ancora una nuova veste grafica. È un sito più dinamico rispetto a quello di prima, dove aumentano le sezioni, aumenteranno anche i contenuti che noi vorremmo ovviamente inserire. La definizione non è il massimo, però potete eventualmente vederlo da voi. Comunque quello che ci tenevo a evidenziare che appunto si aggiungono tutta una serie di ambiti per quanto riguarda per esempio l'ambito video, che ormai sta, come dire, si sta diffondendo in rete, e vorremmo raccogliere non solo video interessanti dal punto di vista scientifico per quanto riguarda la psicologia positiva, ma ci piacerebbe anche raccogliere delle interviste dei soci, ma anche di persone che in qualche modo si occupano di psicologia positiva, per poter appunto utilizzare anche questo tipo di canale. E in più abbiamo aperto le aree tematiche educazione clinica lavoro, che in qualche modo vorrebbero essere una vetrina di questi gruppi di lavoro che stiamo costituendo, no? Per poter anche dare anche più risalto a questo tipo di operazione. Ovviamente questo tipo di scelta ci ha portato anche a aprire dei profili su altre piattaforme, LinkedIn, Facebook, YouTube. Ovviamente perché nel sito, come avete visto anche nella pagina, ci sono tutti i collegamenti a questi altri profili. L'idea è quella di essere presenti su più livelli della comunicazione per mantenere chiaramente lo standard scientifico, ma dall'altra per arrivare anche a un altro tipo di target, di popolazione, che può in qualche modo avvicinare le persone alla psicologia positiva ed evitare che ci siano dei fraintendimenti, perché a volte per psicologia positiva si intende un po' tutto e un po' nulla. E quindi, come dire, esserci anche laddove magari di solito non si arriva può aiutare in qualche modo a tutelare i principi teorici della psicologia positiva e quindi a potenziare la nostra presenza. E come vedete i diversi ovviamente profili raggiungono diversi target, e quindi questa è l'idea di, come dire, essere più presenti e di ampliare il nostro raggio d'azione. Rispetto alle prospettive future, sostanzialmente un po' di cose le ho già dette, vorremmo lavorare molto sul sito per poterlo aggiornare ed essere più dinamici nell'utilizzare questo strumento, arricchirlo chiaramente di contenuti, lavorare sull'aspetto video, quindi Facebook e YouTube potrebbero essere sicuramente dei canali dove, come dire, caricare maggior siti, maggiori contributi di questo senso, e ovviamente continuare a organizzare gli eventi che hanno contraddistinto il nostro operato fino a questo momento, inclusi appunto i corsi di formazione, le giornate nazionali di psicologia positiva, ed eventualmente ideare anche di nuove di eventi, nel senso che ci sono durante l'anno per esempio la giornata nazionale della felicità, che è una giornata importante che può riguardarci, e potremmo pensare, diciamo, riflettendo sulla possibilità di fare qualcosa per quell'occasione. Ovviamente poi come società siamo aperti a proposte da parte dei soci per quanto riguarda eventuali altre iniziative o possibilità. Chiudo ringraziandovi, questo è il direttivo, quindi ci sono tutte le foto di tutti coloro che fanno parte del consiglio direttivo, tranne una che è Federico Colombo, che è quello lì, che ha scelto di farsi vedere dal vivo, non voleva la foto. E vi ringrazio.
spero di essere stato nei tempi. Sì, vi auguro un buon convegno. Per qualsiasi cosa, noi del direttivo siamo qui, quindi se volete farci domande siamo a completa disposizione. Buon convegno. Per introdurre Hilde Nafstad, che presenterà appunto il suo lavoro con una relazione, invito Antonella Delle Fave, che professoressa Antonella Delle Fave, che ci introdurrà appunto la relatrice. Intanto io preparo. Buongiorno, allora io sono molto onorata di presentarvi la professoressa Nafstad. Hilde Nafstad è docente di psicologia sociale all'Università di Oslo e io sono anche onorata di aver potuto collaborare con lei negli anni recenti su vari fronti e soprattutto anche di poter aver instaurato una condivisione non soltanto scientifica ma anche di visione della psicologia positiva, perché come sentirete la professoressa Nafstad ha una visione di psicologia come scienza sociale non scissa da aspetti valoriali che riguardano la comunità e la società, cosa che non è sempre così evidente in molti ambiti della ricerca, soprattutto psicologica. Ovviamente lei è una ricercatrice proprio di psicologia sociale, quindi questo aspetto è particolarmente enfatizzato, ma è anche interessante considerare l'ambito in cui lei ha sviluppato il suo lavoro, insomma si è formata, ovviamente è quello delle società nordiche che hanno una lunga tradizione di uguaglianza e promozione del benessere di tutti i cittadini. Quindi insomma ci dirà però anche la professoressa Nafstad quello che sta cambiando anche in queste società oggi e le nuove sfide che un mondo globalizzato con delle richieste diverse impone. Io colgo l'occasione anche però per salutare il professor Rolf Blacker, che è qui in veste di accompagnatore e consorte della professoressa, ma che è stato prorettore dell'Università di Oslo e che molto ha contribuito. Sono un esempio, un modello di una coppia vincente dal punto di vista personale e dal punto di vista professionale. Quindi insomma è un bel esempio di come si possono coniugare la vita privata e la vita professionale in senso virtuoso. Adesso dirò due parole in inglese perché così le facciamo sapere quello che abbiamo detto e poi lascio la parola alla professoressa. Hilde, I'm so honored to have you here, and on behalf of all the people here we are really thankful for your presence. I explained that we understood that we share the same, not just the same interest for positive psychology but also the same vision concerning what is a positive society and what are positive communities and what are the values on which they are grounded. And I said that your work at the University of Oslo was strongly influenced by this view of justice and equality in society, and that you will be discussing this also in the light of the challenges that the recent social changes pose to this view. And I also said that you and Rolf are a good example of how it is possible to combine private and professional life in a nice and productive way, and showing a good example. And never quarreling. And never quarreling. I think lascio la parola alla professoressa Nafstad e poi ci sarà possibilità anche di fare alcune domande anche durante il coffee break. We humans beings
are characterized by a compelling interdependence. Individuality and communality are both fundamental aspects of human existence. This is the human condition. As the philosopher MacIntyre formulates this fundamental situation of interdependence, of individuality and communality, how we cope is only in small part up to us. It is most often to others that we owe our survival, let alone our flourishing. In one way or another, we as human beings in our whole life are part of groups and communities. We are all dependent on others, and others are dependent on us. And as we grow up, we increasingly have to take responsibility for others, for groups and community. Our well-being, development and flourishing are dependent on that social systems such as family, friends, neighborhoods, schools, workplaces, culture and society at large in some way are accepting, including and supporting systems. My research group and I, and my husband is also in my research group then, we have for a long time been investigating how societies around the world understand and value this situation of interdependence. Concretely, we have been asking about the balance between individuality and communality at the societal level, not individual, the societal level, having at the same time as our research assumption the Aristotelian position that the human being is acting both from self-beneficial as well as from other beneficial virtues. As human beings, then, we are embedded within a social and cultural world, and we are compelled to learn and lean on the assumptions, preconceptions, meaning systems, and prejudices within our sociocultural context. Using the concept of ideology as our overarching theoretical concept and language use as our empirical data, my research group and I have for many years been empirically examining how societies and peoples are balancing this fundamental human situation of what we can call I thinking versus we thinking. I and we versus the other. Let it be mentioned that when launched in 2000, positive psychology revitalized and Aristotelian position, that the human being cannot be considered an enough into itself being, an individual concerned only with taking care of his or her interest. And remember, this was in fact the dominating a priori position about human nature within mainstream psychology and the social sciences at that time. The human being is fundamentally asocial, not pro, but asocial. Here, within the Aristotelian frame of reference, the person who acts primarily to take care only of own interest is making a fundamental error, which in practice excludes the individual from social relationship and thereby also from well-being and good life. Sharing the a priori position that the human organism has a genuine
positive social motivation, and that a human being has dispositions for responsibility, social responsibility, and virtues, that we are acting both from self-beneficial as well as other beneficial virtues. My group and I have for many years been studying if and how various cultures and societies are acknowledging the centrality of sharing goods and being a good citizen. Of balancing this fundamental human situation of we versus me versus we. Of balancing me versus we. Using the concept of ideology then, and analysis of language use as our empirical data, we have in the so-called Oslo Ideology Project been studying how cultures and societies acknowledge this fundamental human condition of being, at the same time both a separate and an autonomous entity, as well as a socially interconnected organism with responsibility for others. And not only survival, but our whole well-being and flourishing are deeply tied to positive commitment and care of others, development of positive social relations, positive social institutions, and positive sociocultural values. And just as fundamental, other people, groups, and communities need our virtues of communality, social and civic responsibility to adapt, grow, and flourish. Therefore, as a positive psychologist, to understand and promote individual and group willing, it is, as I see it, necessary for positive psychology to study this balance, me versus we thinking, at the societal level. Human thinking and human behavior are shaped and guided by ideologies or belief systems, by norms and values. Ideologies are produced by social life and convened by language, and they are molded by centuries of shaping and recreation. My research group has been particularly interesting in studying and mapping out ideologies then at the macro level that you will also meet here today, studies on the individual level. Let me emphasize that development and holding worldviews or ideologies are central parts of our psychological reality with profound consequences for us as individuals as well as for group and community life. As the European social psychologist Duas stated, every society develops its own ideologies, its own system of beliefs and representations, values and norms. End of quote. Ideologies then, what are they? They are society's worldviews, meaning systems, or generalizations about how social life and human nature are or should be. They are sources of people's values and belief systems for today. But ideologies also shape our expectations and hopes for the future. A central issue for positive psychology. What kind of life do then people and society believe is a good life? For psychology and for positive psychologists, it is important for each of us
to know the ecology, current ecology, current ecology of ideologies. Using analysis of media language in the public discourse as our data, my research group has been studying how cultures and society around the world negotiate and provide scripts or ideologies for social commitment and acceptance of interdependence on the one hand and individuality on the other. One of our research questions has been, does society, public discourses accept and encourage, or maybe more neglect and even abandon our human situation of interdependence? Ideology, which includes both individuality and commonality, I would say, are almost the mandate embedded in the meta-theoretical positions of positive psychology. I share them, and we share them, Antonella. The community psychologist Sarason argued, the word you is always expressed in our language. So think about it when you talk. In our research, we have also used words as our empirical data, as words reveal important aspects of the societal level. Societal ideologies are reflected in the most ordinary and trivial words and utterance. Changes in language over time, therefore, reflect macro social or ideological developments within society. In order then to analyze societal and cultural impacts on the individual, of relationships and groups, ordinary words and expressions have been useful analytical units for my research group. Concretely, as mentioned, we have chosen newspaper language as our empirical material, as newspapers in most countries all over the world are made now electronically accessible and thereby searchable over a very, very long time. Most important, words are not neutral in representing and grasping the social and material world. Words reflect particular perspectives, thereby expressing some interest and worldviews at the cost of others. Therefore, words in general and changes in use of words in particular can serve as empirical indicators of ideological change. At the same time, words, you know it. Words are the instruments by which we make sense of the world and thereby our feeling and behavior. In our research, we have chosen a number of newspaper articles with an annual volume containing a special search word or expression as our major indicator of changes in language use over time. Here, I will not go into the methodological and technical issues that we have had to cope with in this kind of research. However, you may have got some of you a handout, and in the handout, we will discuss and have discussed such issues. But, as I see it, my group see it, number of articles per year which contain a particular search word or phrase may be used as a barometer of ideologies or meaning systems in a society. What then of today's situation?
today a strong ideology of neoliberalism is dominant in many societies around the world. As positive psychologists, we then have to take into consideration that currently the lives of people around the world, their well-being flourishing and suffering, not only of people in Western cultures, but also around the world, they are increasingly guided by the values of neoliberalism. These values are operating today at the intra and group level, but also in societal institutions and society at large. Not only material then, but also social life and social relations are within this globalizing ideology increasingly conceptualized as a market where each individual is ascribed a price of value. We have, in my research group, been particularly interested in neoliberalism, as an increasing number of us throughout the world over the past decades has come face to face with and directly and personally been influenced by this late capitalist market ideology. What does it include? It includes components such as globalization. Yes, but most important for psychology, it includes, neoliberalism includes, a strong individualism and a strong consumerism. Critically, I could say that these ideologies, neoliberalism, individualism, consumerism, generally presume that our psyche, in the end, amounts to little more than the value of the single individual's freedom to choose. Oh, you have to choose. That's the important. But you have to choose. You have to do more, consume, yes. And most probably also compete in order to maximize the possession of own material and non-material goods. Social and citizen identities and collective arrangements are within these ideologies increasingly left unconsidered. Moreover, care for others, virtues such as gratitude, thankfulness, duty, modesty, social responsibility are left out. But joy, I would say, well-being and good life are deeply tied to give, to care, and virtues such as social responsibility and being a good citizen. Back to then the balance between individuality and communality around the world. Let me start by presenting a few developmental trends of use of ideological words relevant to individualism and communal values. I will use Norway, as that's the country I came from. Our analytical trends in Norway started in 1984, when Norwegian newspapers were first electronically archived, and thus made accessible for searchable analysis. Let us start with two significant words, the individual, I or me, versus the more collective or communal, we or us. Whereas the use of we or us stayed relatively stable through almost the whole 30 period analyzed in Norway, the use of I or me increased more than 50% in Norwegian media language. Whereas
use of one of the most strongly individualistic concepts, I would say, freedom to choose, increased more than 130% in the Norwegian language in the period. The use of our search word referring to social connection all decreased markedly. Belongingness down 68%, social cohesion minus 36%, concern for others minus 28%. At the same time, in the Norwegian language, the use of the phrase "want more" was more than doubled during these three decades we were studying the Norwegian language. The use of words referring to virtues such as temperance and modesty decreased 60% or more in the Norwegian public discourse. What about gratitude? Decreased by almost 30%. Norway has been one of the traditional Scandinavian welfare states. It is easy to see in our empirical analysis how neoliberalist values and more strong individualism have imbued the Norwegian society with negative consequences for collective goods, well-being of the collective during this period we have been analyzing the Norwegian society. Our research group has composed a set of 15 search words associated either with individualist or communal values for studying ideological shifts over time in various nations and cultural settings. We have so far been analyzing language use in public discourses by this set of 15 search words in Norway, Sweden, Croatia, the Czech Republic, in Europe, Ghana in Africa, US in America, China in Asia, Turkey in the Middle East. In the handout, you will have presentation of most of the countries. An overall conclusion from all these studies in these different social contexts and nations is that strong individualism has been winning terrain in the language of the public discourse at the cost of communal values all over the world. However, important, local counter-ideologies can be observed, but the time and degree of resistance against these predominant globalized ideology of strong individualism will varies a lot from nation to nation. In 2004, two American positive psychologists, Cusson and Kanner, used the phrase "the struggle for a good life in a material world" to describe the ideological situation of consumerism around the world today. Of course, you and I know it. We are more or less aware of ideologies. Often we tacitly take them for granted. In fact, we suffer from trying to realize and live our daily life based on them. Culture and society precede the individual, but people are never blueprints of society's dominant ideologies. However, most of us are influenced by predominant ideologies. They shape and form our common sense. Given the dominant power of neoliberalism in understanding the human being, in particular as consumers, autonomous and self-regulating actors, we have been interested to find out more about influences of today's individualism and consumerism.
ideologies which, as I said, neglect our fundamental situation of interdependence. To do this, and now I go to the micro level. Micro. I have been at the macro, I go now down to the individual level. We have been interested what about neglect of interdependence? What and how think people about the future? Is it connected to the situation that they are embedded in a situation strongly influenced by consumerism and individualism? We have asked young people's thinking of their future in Norway. What are young people's goals in Norway and other nations? Yes, we have also studied Turkey. What are their meaning systems and purposes to life, their hopes and worries? We have also studied old people's adaptation to a society dominated more and more by rather strong individualism. In one of our studies, we investigated youth plan purposes, hopes and worries in two different contexts, Norway and Turkey, taking as our point of departure, as you will now understand, that in a material world, good life and happiness revolves very much about consume. In view of the current globalizing strong individualism and consumerism, what are people, young people's plans, hopes, worries? We asked about this rather complex matter, asking high school students from these two nations to tell us about. Concretely, we asked students in the last year of high school in Turkey and Norway to write an essay based on this question. What are your hopes, expectations, ideals, and worries about the future? The students were informed that there were no right or wrong answers and were asked to write in as much detail as possible. You may remember that Turkey and Norway were among the nations in which we have analyzed the language of public discourse by the same set of 15 search words. Before I present the Norwegian and Turkish used how they described their future, I will therefore briefly only say something about our data in Turkey. The Turkish ideological situation, as many of you know, is rather complex, far more complex than in Norway. In both national contexts, we found markedly increased use of individualism words. Regarding words associated with communal values, use decreased in Norway, as I have told you. What about Turkey? In Turkey, communal words also decreased, but only half of them. For half of them, not. They were, in fact, words defending aspects of communal values and collectivism. The words which did not decrease were belongingness, citizen, responsibility. In line with much research on young people's orientation, we found that youth were predominantly concerned with education, career,
family and the self. Moreover, in the essays, the tensions youths feel between, on the one hand, becoming autonomous, self-directing individuals in search of individual achievement and self-realization, and on the other hand, to try be with others in solidarity, belonging. This was themes for both youth groups. But although the same discourses appear in the writing of youth in both national contexts, individualistic discourses seem to be more widespread among Norwegian youth than Turks, who to a larger degree draw upon discourses that enable a collective identity and belonging. What then about consumerism, the mantra of neoliberalism? Employment and education was the most frequent themes in both national samples. But materialism was an explicit theme in 38 of the essays of the Norwegian youth and 24 of the Turkish. Thus, youth in both national contexts constructed goals for the future in terms of positional money or material ownership. For example, a Norwegian girl wrote, "To live happily with material happiness, is it real?" No, I don't think so. A Norwegian boy stated,